Miley Cyrus, i dettagli piccanti della sua storia con Liam Hemsworth. Miley Cyrus è una ragazza tosta, sa quello che vuole, sa come ottenerlo e, soprattutto, sa come staccare la spina ad un rapporto che non le sta più portando felicità. E quando è fidanzata, ci pensano le sue piccole spie a controllare che tutto vada bene. Miley Cyrus sa cosa vuole da una storia d'amore. Nel corso della sua ultima intervista con Howard Stern, la pop star di Malibu ha dichiarato che a un certo punto della loro storia prima del grande cambiamento, ha dovuto cambiare registro e lasciarlo, dovevo farlo, ha spiegato Miley con massima onestà, non mi piace quando la storia è formata da due metà che si vogliono completare. Quando affronta la questione della sua vecchia relazione con Liam, Miley non ha peli sulla lunga. Per lei, l'amore è una questione molto diversa da ciò che ritengono le altre persone. E non ne fa segreto, così, non si viene a creare un rapporto di codipendenza. Le persone si lasciano e si rimettono insieme continuamente, e non c'è niente di male. Completarsi non è sbagliato, ma per Miley è fondamentale che ogni parte della relazione mantenga la sua specifica, autonoma individualità, devi avere tempo per stare da solo. Devi avere tempo per crescere. Se cresci appiccicato a un'altra persona, non sarai mai davvero indipendente come individuo. Sono parole un po' severe per tutti coloro che trovano la persona giusta molto presto bella vita, ma si tratta di ottimi spunti di riflessione. Miley e Liam, tutto sommato, sempre innamorati. La loro prima storia è durata 3 anni, e nel 2012 avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale solo per poi lasciarsi un anno dopo, nel 2013, durante il periodo pazzo di Miley. La loro relazione è rifiorita nel 2016, in concomitanza alla solenne promessa che la country pop star avrebbe rimesso la testa a posto. Non ero del tutto certa che saremmo tornati insieme. Non sapevo se era finita per sempre, quello che sapevo è che quello che stavo facendo era la cosa giusta. Se proprio vogliamo trovare un difetto a questa relazione così matura e indipendente, è Miley a offrirci il fianco per farci colpire, tutte le volte che vedo Liam sul set con un'altra bella attrice, il mio stomaco si rivolta. E come biasimarla? Per evitare di essere troppo oppressiva senza però, al tempo stesso, rinunciare alle sue piccole manie, Miley ha un piano malvagio perfetto, non posso essere sempre lì, ma quando non ci sono ho approntato le mie piccole spie che mi tengono informata. Varys di Game of Thrones le fa un baffo. Il resto? Il loro amore è nato sul set di The Last Song, nel 2009, dove interpretavano gli innamorati per un adattamento cinematografico di un romanzo di Nicholas Sparks, è più che normale che Miley conosca la magia del set e come può stregare gli attori.